Ed eccoci qui anche questa sera da Radio Itineraria, precisamente dallo Studio 1 di Cologno Monzese, per ottemperare a una cosa a cui teniamo moltissimo, il DPCM. No, siamo qui per ottemperare. Il DPCM ci ha messo in condizione di essere metà in questo studio e metà nell'altro studio, perché questa radio è nata, è stata pensata proprio in tempo di lockdown e quindi erano già previsti due studi separati. Infatti, vedete, sono senza mascherina. Dall'altra parte, nello Studio 2, troverete altri due conduttori radiofonici, anche loro senza mascherina, ma perché? Perché sono semplicemente congiunti. Abbiamo verificato nelle fedi nuziali, c'è scritta la stessa data, anche se i nomi erano diversi, mi sa che se ne sono scambiate, perché in quello di lei c'era il nome di lui, non so bene come sia andata, però siamo sicuri, abbiamo controllato i documenti. Attraversando dallo studio 1 allo studio 2 sarete traghettati attraverso la regia, dove troveremo Maria Chiara e Paolo, le due persone che rendono possibile questa radio, oltre ovviamente ai donatori che oggi sono diventati 126, ci avete fatto fare il giro di boa, quindi è molto importante questo giorno per noi, e in regia troverete loro due che hanno purtroppo la mascherina, ma che cosa dobbiamo fare? Ci si adegua. Ma questa sera il nostro ringraziamento va davvero a una persona speciale che ha voluto sostenerci con un sostegno importante. E per questo a lei va il nostro ringraziamento. Sto parlando di Daniela, Daniela Agrati. Grazie davvero Daniela, grazie per quello che hai fatto per noi. Cercheremo di essere all'altezza e di ricompensarti con la nostra compagnia e quello che riusciremo a trasmetterti da Radio Itineraria. Grazie, scusate grazie ragazzi, davvero. Scusate, abbiamo in diretta telefonica Giuliano, non ce l'ha fatta da arrivare, quindi ha telefonato. Possiamo passarvelo? Capito. Si riesce a metterlo in onda, sì, Paolo? Certo. Sì, certo. Grazie, allora sì, pronto Giuliano? Pronto, pronto, eccolo. Mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo, ciao, sei in onda, ciao, sei in onda, controlla dobbiamo, quello che sì, dici. Dobbiamo fare in fretta perché è una chiamata internazionale, perché chiamo da Minneapolis. Ma come internazionale? Come internazionale? Sì, ti aspettavamo qui alle 9, sono le 11:15, non sei ancora arrivato. Sì, dove sei? Sì, sono a Minneapolis, dopo ti spiegherò. Solo che il problema è che qui c'è un traffico. No, spiegacelo adesso. No, spiegacelo adesso, perché anche Daniela sarà interessata a sapere come mai sei a Minneapolis. Daniela, ascoltami, io ci tenevo tantissimo, Daniela, sì? A venire in studio, vederti di persona. No, beh, non la vedi. Fare il video. Non puoi vederla anche fare in radio. Video. Ah, fare il video, certo, io mandarla. ci tenevo perché ci tenevo a ringraziare Daniela. Lo so, insieme a tutti gli altri che ci consente di andare avanti, di costruire questa radio meravigliosa, però purtroppo non ce la faccio, non sono bloccato. Ma hai trovato traffico? Scusa Giuliano, adesso al di là del ringraziamento, fammi capire come sei a Minneapolis, dovevi venire a Cologno. L'ho presa un po' lunga perché volevo evitare il traffico. È solo che l'ho presa un po' troppo lunga e ho trovato il traffico. Va bene. Comunque dai, l'importante è che sei riuscito a ringraziare anche comunque, tu Daniela. Qui c'è il roaming internazionale, ti devo lasciare, ringrazio costa. Daniela, grazie, sei meravigliosa, a presto. Grazie Daniela, anche dallo studio 1. Grazie Daniela, grazie mille. Grazie Daniela, grazie per il tuo contributo. Hai visto che intesa i due congiunti? Ci siamo guardati e nessuno sapeva cosa dire e come cominciare. Però ce l'abbiamo fatta, grazie Daniela, anzi ti consideriamo una congiunta. Assolutamente, è il bello della diretta, Daniela, grazie. Ci dispiace tantissimo che tu non possa conoscere Giuliano, perché è veramente un personaggio, vero Daniela? No, sai cosa mi ha colpito? La pronuncia con cui ha veramente sciorinato, facendosi sentire che conosce l'inglese, l'americano, Minneapolis. Ce la puoi ripetere? Yes. Ci sei, Giuliano? Yes. Facci yes, sentire yes, cosa yes. Hai imparato in America, facci sentire. Minneapolis, com'è Minneapolis? No, ma Giuliano, ti vediamo! Sei lì! Anche voi, ma ti abbiamo visto! Sei lì! Ma che Minneapolis? In coda! Ma che io non ci sono, io sono a Minneapolis! Non ci sono, ciao Daniela, salutaci Trump, tu. Ciao, grazie Marti, Daniela. Ciao Daniela e benvenuta a Radio Itineraria. Radio Itineraria, che spettacolo!